Allora, intanto il fatto di poter tornare nella nostra terra e ricevere un riconoscimento è sempre una cosa prestigiosa. È una cosa comunque che ti ricorda le tue origini, da dove sei partito, gli anni della gavetta, gli anni delle prime esperienze e gli anni soprattutto dell'approccio al mondo del giornalismo. Giornalismo che poi purtroppo si è concretizzato, purtroppo è un eufemismo, diciamo che si è concretizzato quando sei andato lontano da Crotone. Per noi crotonesi, in modo particolare la nostra città, rimane nel cuore. Poi ho la fortuna di occuparmi di giornalismo sportivo, oltre ad aver fatto per molti anni quello dello spettacolo, di occuparmi di giornalismo sportivo, e quindi fortunatamente racconto quelle che sono le vicende della mia città e cerco di raccontarlo sempre con quel piglio di professionalità e allo stesso tempo di nostalgia. Condividerne era bello, perché sentivo veramente il calore e l'affetto di tutti quanti voi. Diciamo che è un premio che voglio condividere con voi, perché se sono personaggio dell'anno della sezione giornalismo lo devo anche a voi, ai miei concittadini.